parte col destro. Che gol! Fine primo tempo in questa nona giornata di Soccer Cup Girone B. Siamo qui con Rubinacci, numero 7 del Gold Staff New Entry del dei tornei S Cup. Rubinacci, buono l'esordio, eravate in svantaggio di una rete, subito siete riusciti a recuperare con buon gioco, vi siete assestati e il primo tempo è andato. Sì, in effetti abbiamo preso il primo gol su un nostro errore. Abbiamo lasciato libero il centrale che effettivamente ne ha approfittato per fare gol. Poi ci siamo subito assestati e abbiamo recuperato, anche se su calcio di rigore, il pareggio e poi dopo effettivamente... Perché poi la difesa ha cominciato a fare una buonissima, proprio ha cominciato ad impostare, sì, tutto è partito da lì. Ci siamo assestati, che ripeto, rispetto all'altra volta c'era un cambiamento di formazione, però poi ci siamo subito assestati, ognuno al proprio ruolo. Va bene, in bocca al lupo, grazie, a dopo. Crepi. Enzo. Dove sono? Palmieri, velocissimo. Telegrafico. Cosa ne pensi di questo sciopero? Sciopero? No, Palmieri, cosa ne pensi di questo primo tempo? Siete in svantaggio di due reti contro la Gold Staff? Faccio una breve analisi di questo primo tempo. Una partita equilibrata, eravamo passati in vantaggio. Hanno fatto due gol e adesso stanno in vantaggio. Cosa vi manca per... Forse dobbiamo tirare un po' di più, dobbiamo passare di più. Un po' più concreti forse. Più concreti davanti alla porta. Speriamo di recuperare nel secondo tempo. Va bene, in bocca al lupo. Posto partita del match Gold Star Pep Team. Siamo con i migliori in campo, il portiere di Gold Star Albano Francesco e con Jenny Palmieri, capitano della Pep Team. Vice capitano. Parliamo prima con te, Jenny. Questa situazione del Pep Team è un po' critica, ti ho visto anche nervoso. Non sei contento di come gioca la squadra? No, non sono proprio contento. Un'altra delusione stasera. Con tutto il rispetto per gli avversari, però stasera dovevamo vincere. Che stiamo venendo da... Abbiamo perso il Paris Saint-Germain con l'APOEL, quindi stasera per sperare nella qualificazione si doveva vincere. Siamo andati anche in vantaggio, ma poi non facciamo un'azione, non tiriamo, non facciamo niente. Cioè, quindi oltre non è tanto dal punto di vista del risultato, ma anche dal punto di vista del gioco. Oggi era importantissimo. A parte abbiamo cambiato anche degli elementi, sì. Perché insomma è... E Paloscia non vengono più perché insomma si è fatto male. Mo speriamo nelle prossime partite. Adesso cioè, mancano due partite se non sbaglio alla fine. Sì, Borussia. Quanti punti vi servono per almeno? Ma sicuramente 6 per sperare di qualificarci. Siamo stati anche sfortunati perché un rigore, una deviazione mia. Vabbè. Non sto girando per il resto di Jenny, vuoi fare un ultimo augurio per la squadra? L'augurio è di qualificarci, speriamo, anche se è difficile. Va bene, salutiamo. Adesso parliamo con il portierone dei Gold Star. Avete sfiorato la vittoria, tu con le tue parate stavi tenendo a galla i tuoi compagni che stavano anche meritando questa vittoria. Poi diciamo che solitamente cerchiamo di far valere un po' l'esperienza per l'età avanzata, sì, che abbiamo, perché se non mettiamo in campo quello sinceramente sicuramente ci può aiutare. Gli avversari su ragazzi, su giovani, il secondo tempo ovviamente hanno preso il sopravvento. Però tutto sommato la vittoria ci poteva pure scappare, paghiamo forse un po' lo scotto di qualche assenza frequente. Sì. Però sta bene. Diciamo che gli avversari anche nel secondo tempo l'hanno messa un po' sul nervosismo e voi forse ci siete un po' cascati. E noi nonostante l'esperienza ci siamo cascati, sì. Però ci può stare. Ci può stare, sì, nell'arco dei 50 minuti l'agonismo. Sì. Comunque la vostra squadra, nonostante abbiamo detto siete dei over 40, se la gioca alla pari con dei ragazzi di 20 anni è comunque una bella soddisfazione. Sì, è una bella soddisfazione, è una squadra che gioca insieme tutto l'anno, quindi diciamo, abbiamo una buona intesa. Ripeto, abbiamo diversi che non vengono per ragioni, problemi di lavoro e altro, però a completo tutto sommato ce la possiamo giocare con tutti. Vuoi fare una dedica particolare per questa bella prestazione? A tutta la squadra sicuramente. Va bene, salutiamo il portiere Albano e tutti gli amici del Gold Star. Ciao.